Salve a tutti ragazzi, oggi vi mostro la decklist del Nordic Aesir Synchro, un mazzo for fun e quindi vorrei evitare di postare le solite decklist che si vedono su YouTube come Satellar Knight che ho postato anch'io ultimamente, Ornigah, Abyss, Shaddle, insomma questi mazzi da meta. I mostri di questo mazzo uscirono nel 2011 se non erro con Storm of the Ragnarok e niente, un mazzo veramente divertente da giocare. Ti fai i synchro che sono proprio dei colossi e nulla. Procediamo con l'analisi del mazzo. Abbiamo un BLS, un ragazzo figo con 3000 d'attacco ed effetti devastanti, quindi perché non giocarlo? Un monoraiko, sentitemi. Vabbè, due criceti giganti super agili con la saetta sulle tette, poi tre Gullfakes, tre Tamios, così ho difficoltà con le pronunce dei nomi. Ok, 3 Tangrisnir. Poi, diciamo, questo è il reparto bestia. Vediamo il reparto fata: 2 Valkyrie e 3 Vanadis. Le Valkyrie, diciamo, sono utilizzate di solito se inizi di prima. Sono molto utili. Evochi il tuo avversario controlla mostri. Evochi 2 token 4 e 4 più 2. 10, insomma, ti fai il sincro Nordic Aesir, quello che è. Poi Vanadis mi sembra che prendeva il livello di un mostro Nordic che mandavi al cimitero per il suo effetto. E nulla, questo è il reparto mostri. Per le magie abbiamo 3 Upstart. Mi piacciono molto in questo mazzo, Rutto. Ok, mi piacciono molto in questo mazzo e boh, non so perché ultimamente questa carta mi attira. Poi doppia lancia per parare il culo ai nostri mostri sincro. Poi doppio Typhoon. Doppia Pod che ero indeciso se giocarla o meno. Ho voluto giocarla in due pair. E Mono Soul Charge. Per le trappole abbiamo tre Gleipnir, che sono diciamo una specie di rota. I forzi dell'esercito però per i Nordic. 2 Breathfrog Skill, 2 Prison, 2 Wiretap, Bottomless, Compulsory e Mono Warning ovviamente. Nel side vedete due Tragodia che ero indeciso se giocarle o meno, però boh, ho voluto giocarlo così in mazzo, però ok. Per l'extra abbiamo invece un Odino, un Thor e un Loki, non sono quelli della Marvel. Poi un Armades, un Blackross, un Bills che in questo mazzo ci sta a pennello, un Crimson Blader, uno Stardust Dragon, uno Scrap Dragon, un Leo e uno Star Eater. Per i mostri Xyz abbiamo un Abyss Dweller, il tizio dal nome impronunciabile ormai abbonato al canale 101 e Anima della Montagna d'Argento, tradotto così velocemente non so il nome in italiano. E che in questo mazzo ci sta veramente bene. Ok ragazzi, questa era la mia decklist Nordic Aesir. Lasciate un mi piace, un commento a questo mazzo che è veramente divertente da giocare. Iscrivetevi al canale e niente, arrivederci al prossimo video.